La fortuna spesso c'è, altre volte no. Per Roman ci fu stavolta. Roman si salvò rimanendo aggrappato a una sporgenza, ossia quello che rimaneva del pavimento. Si spinse con forza sulle dita e si tirò su. La pila era sicuramente nei meandri della cantina, sotto qualche pezzo di pavimento. Roman si sedette nella penombra, in cerca di qualcosa di utile. Una presenza si aggirava alle spalle di Roman. Roman rabbrividì. Una voce demoniaca sghignazzava alle sue spalle. Roman saltò indietro bestemmiando. «In questo luogo Dio non c'è!» disse una voce. Il cuore di Roman pulsava all'impazzo, tanto che pianse amaramente con lacrime che non sgorgavano da anni. Ma alzò il pugno di fronte al viso e lo strinse. «La mia forza difenderà la mia vita finché non uscirò di qui!» «Stronto!» disse la voce. Erano ormai 2 ore che Roman era lì dentro. «Cosa vuoi da me?» disse Roman sul punto di un crollo nervoso. «La tua domanda non ha senso!» rispose la voce. «E allora perché cazzo mi tieni rinchiuso qui?» «Sei tu a essere entrato in casa mia!» «Dimmi cosa devo fare per uscire!» «Affronta la bestia e sarai libero!» Un'ombra nera comparsi davanti a Roma, lasciando un gelido terrore. Ha 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 ha!